La soppressione di 80 corse decisa dall'ATM continua a creare disagi per i pendolari, studenti e lavoratori che sono costretti ad utilizzare il trasporto pubblico su gomma per le proprie necessità. L'assegnazione di alcune delle corse soppresse ad altri concessionari, infatti, ha risolto solo parzialmente il problema. L'assessore regionale Pierpaolo Nagni sta predisponendo un nuovo piano per i servizi minimi per poter finanziare i collegamenti soppressi, ma ha le mani legate e attende di conoscere come finirà la gara sospesa dal TAR per la scelta del gestore unico. Se sarà l'ATM discuteremo con loro, ha spiegato Nagni, diversamente risolveremo il problema in altro modo, poiché siamo consapevoli, ha concluso Nagni, dei disagi che stanno sopportando i pendolari. Al lavoro anche la terza commissione di Palazzo Moffa, presieduta da Salvatore Ciocca, che non usa mezzi termini contro l'ATM. Abbiamo avuto una gara con un'aggiudicazione provvisoria ad un unico soggetto, il quale devo dire, e me ne assumo le responsabilità, in questi ultimi periodi ha fatto sì che a fronte degli impegni presi ci siano state una serie di dispettucci, lo voglio dire tra virgolette, ma non tanto, che sono stati proprio degli elementi negativi ai fini della soppressione delle corse. E quindi sia l'assessore Nagni, sia la terza commissione, sia questa maggioranza sta cercando in tutti i modi di rimediare e di far sì che si torni a una normalità, perché non possiamo bloccare, non possiamo consentire che piccoli ricatti, piccole minacce, piccoli episodi che sono propedevici a se stessi ricadono su tutta la regione Molise e sui trasporti. Ma i disagi continuano? Ho avuto un messaggio da un operaio che è anche un invalido, che si vede passare il pullman che si era sempre fermato davanti alla Fiat, che adesso invece va via, basta una fermata in più, lo stiamo chiedendo, come c'è anche l'episodio del discorso degli stessi operai Fiat che non possono più rientrare al lavoro i giorni festivi, il sabato e la domenica, così come era prima. Cioè ci vuole anche una certa modularità nelle cose, una certa tranquillità, una certa onestà e anche un po' di etica. E intanto nei giorni scorsi l'assessore Nagni ha sostituito il dirigente del settore trasporti. Tutti i candidati.